Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ok, aspettiamo qualche minuto. Buonasera, ciao Maria Giulia, ciao Gabriella. Maria Giulia, noi restiamo in connessione. Se vorranno, ci diranno loro. Buonasera, buonasera, benvenuti. Ciao a tutti. Buonasera. Allora, io vorrei innanzitutto, grazie Antonio, ciao. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte di Bridges of Light, Ponti di Luce, a tutti i moderatori, a tutti i relatori, a Silvia e soprattutto a Gaetano, che è il capitano, no, di questa grande barca, di questo veliero, che ci dà sempre la possibilità di poterci incontrare, seppur virtualmente. È sempre un grande piacere. Ovviamente, per ogni... Grazie Antonella, grazie. Sì, Mary, abbiamo bisogno di ricaricarci, no? Io come sempre chiedo gentilezza e cortesia e rispetto per tutte le persone che ci sono sul gruppo e soprattutto nella diretta di stasera. Non chiediamo insistentemente di ricevere un messaggio perché non siamo un centralino. E quindi non abbiamo il disco della segreteria telefonica a cui possiamo premere un tasto e parlare con Padre Celeste, Madre Celeste o con San Pietro. Quindi il nostro compito, il mio compito, è quello di condividere. Non c'è elemento più importante della condivisione di quello che siamo. Siamo anime in cammino, che ci incontriamo non a caso, ma ci incontriamo perché ci sentiamo attratti l'uno dall'altro energeticamente. Grazie Claudio, grazie. È una ruota, no? Un po' la vita. Per tutti in generale è una ruota e c'è bisogno di fare spazio perché ognuno di noi, ognuno di noi operatori di luce ha bisogno di fare il suo compito, di prestare il suo servizio ed è giusto che sia così. Buonasera Patrizia, buonasera Patrizia Tizzano, finalmente riesco. Benissimo, sono contenta, sono molto contenta. Allora, anche se siamo una sessantina circa, immaginiamo che oltre alle persone fisiche, va bene, che ci sono dietro lo schermo, ce ne sono tante altre accanto a noi e che sono nel mondo invisibile. È errato dire mondo, ma per capirci meglio, per intenderci meglio, tutto quello che riguarda la parte sottile di questi piani di esistenza sottili, sono intorno a noi. Non sono lassù, non sono di là, ma sono accanto a noi, sono vicino a noi e questo deve rincuorarci, deve darci speranza, deve farci stare bene, nonostante
le sofferenze e le pillole amare che dobbiamo prendere tutti quanti, tutti i giorni. Grazie Patrizia, va bene, grazie. C'è un modo, insomma, ognuno il suo, ognuno il suo. Quello che, diciamo, no, io non ho un argomento preciso e qualcuno si è anche dispiaciuto di questo. Mi piace restare sull'onda e al momento lasciarmi guidare da ciò da ciò che è giusto che si parli in questo momento. Non sono un insegnante, non sono un maestro, non sono qui ad insegnare qualcosa o a istruire qualcuno. Io porto la mia esperienza, mi offro volontaria, presto servizio, ecco. E se ho un 2% di medianità, di sensitività, di ricevere un minimo piccolo, come dire, di messaggio per qualcuno, ne faccio tesoro e lo dico. Quindi possiamo farci domande, possiamo trovare insieme risposte, possiamo sollevare dubbi, possiamo, come dire, provare a costruire un ponte insieme, perché tutti siamo simili, al di là delle sofferenze, al di là di ciò che abbiamo materialmente perso, tutti abbiamo un elemento in comune. Gira e rigira l'argomento, no? Di cui si torna a parlare sempre, è la morte. Questa parola che tanto ci fa paura, che tanto ci crea, no? Nella nostra testa, nella nostra psiche anche, qualcosa di insormontabile, qualcosa che non ci dà scampo. Io non so per voi com'è il rapporto con questa parola. Ma scopriremo sicuramente, nella stragrande maggioranza dei casi, che la morte è un qualcosa che non prendiamo in considerazione fino a quando non succede. È vero, Cristina. È vero, la morte non esiste. Si giunge a questa conclusione, seppur parziale, dopo magari varie esperienze e varie situazioni. Possiamo affermare questo secondo la nostra verità. Ricordiamo, non c'è una verità assoluta, non c'è una sola persona che possa affermare una verità migliore di un'altra. Ognuno di noi è un prezioso pezzo di mosaico che va a comporre un'opera d'arte meravigliosa, di cui forse noi in 100 vite non vedremo neanche il completamento, ma il nostro obiettivo non è questo, non è veder completato tutto il quadro, tutta l'opera d'arte. Noi in qualità di esseri umani dobbiamo lavorare. E dobbiamo lavorare sodo, non a chiacchiere, ma con i fatti. Claudio ci dice: la morte la considero come un parto all'incontrario. Sono d'accordo, Claudio, sì. Io ho raccolto delle informazioni che sentivo mie. 80 paura della vita. Allora, è molto facile cedere alla paura, al timore, a quello che non possiamo controllare. È normalissimo. Viviamo in un mondo materiale e la morte fisica è compresa nel pacchetto che abbiamo. Siamo in una scuola,
siamo tutti allievi e attraverso l'altro, attraverso l'esperienza e attraverso gli occhi della persona, di un'altra persona che incontriamo sul nostro cammino, quella persona ci farà notare, ci farà scoprire qualcosa di noi, un pezzettino alla volta. E allora incominceremo un viaggio, come stiamo facendo fino ad oggi. Se guardiamo al nostro passato, alle persone che abbiamo incontrato, alle situazioni che abbiamo vissuto, ad oggi siamo quello che siamo grazie a quello che sono state le esperienze della nostra vita, che ci hanno fatto cadere, ma ci hanno fatto rialzare e ci hanno fatto andare avanti, anche a sopravvivere. Molte sono le persone che ho incontrato fino ad oggi. E quelle che più mi restano nel cuore sono i genitori, che restano orfani di un figlio. Un grande dolore, è un dolore muto, è un dolore che non ha bisogno di spiegazioni. Il dolore è dolore. La prima cosa, non si accetta assolutamente quello che è accaduto. La morte fa paura. Perché è un qualcosa da cui non si torna indietro. È un atto così grande e reale che ci spaventa e fa crollare dentro di noi tutte quelle barriere che avevamo costruito. E quelle barriere che cosa erano allora? Erano frutto di un'illusione. Se viviamo la nostra vita nella consapevolezza, essere oltre la materia, impariamo a conoscere corpo fisico, anima e spirito insieme. Noi viviamo simultaneamente insieme al nostro corpo fisico, insieme alla nostra anima e insieme al nostro spirito. Ok, sembra facile questa cosa, è bellissima, sembra facile, ma in realtà è estremamente difficile vivere il qui e ora. Quando riceviamo un messaggio, e sicuramente penso che qualcuno, insomma, abbia ricevuto qualche messaggio, sia magari direttamente o anche attraverso un medium, in quel momento possiamo dire di sperimentare il qui ed ora, dove il nostro spirito si allinea perfettamente con la nostra forma. Voi direte: che cosa c'entra la forma in tutto questo? Noi siamo spirito che discende piano piano, uno spirito intelligente, uno spirito che è al di sopra dei sentimenti, al di sopra delle emozioni, è uno spirito come distaccato. E perché è importante questo da tenere a mente? Perché lo spirito non si lascia coinvolgere. È l'anima che veicola. E il corpo trasmette all'anima e l'anima raccoglie. E l'anima, a modo suo, per ciò che riesce a comprendere, trasmette allo spirito un pezzetto in più per andare avanti. È un processo evolutivo. Impariamo a riconoscere, va bene? Le prime domande arrivano: perché succede? No, non è giusto. L'universo si è accanito contro di me, Dio si è accanito contro di me, non doveva andare così, non doveva essere così. La mia parte razionale non può spiegarsi ciò che è accaduto. Perché l'azione della morte
è più grande di quello che può pensare la nostra testa. Perché noi veniamo da culture diverse, insegnamenti religiosi o anche non, e ci troviamo a lottare costantemente con quello che c'è fuori di noi, ma anche con quello che c'è dentro di noi. E l'unico modo per provare a capire, a sentire e invocare, invocare Dio, invocare la luce, invocare la nostra parte spirituale, il nostro io divino, quello che è dentro di noi, quello che non possiamo trovare fuori. Dentro di noi abbiamo un tesoro inesplorato e un tesoro che rimane lì fino a quando noi non ci risvegliamo dal sonno e ci guardiamo dentro. Andiamo a porci delle domande, andiamo anche a mettere in dubbio quello che per noi è la realtà, perché la vediamo, perché la tocchiamo, ma io ci sono, sono vivo, tocco le cose, ma è una realtà illusoria. Quando noi vediamo una persona per la prima volta, che cosa, qual è il primo impatto che normalmente abbiamo nei confronti delle altre persone? Antipatia, simpatia, bella, brutta, se ha delle scarpe orrende, se ha un vestito bellissimo. Perché guardiamo la forma, allora passiamo subito, bam, nel giudizio. Non troveremo nulla in una persona se non abbiamo scavato a fondo dentro di noi per trovare il nostro vero essere. Che cos'è questo essere? L'essere è un qualcosa che è sempre con noi, che non muore mai. L'essere è un qualcosa che ci portiamo dietro, non ha una forma, può non avere colore o può avere tutti i colori che esistono, può essere luce, Maria Rosaria, certo. Allora, se noi entriamo in contatto con la nostra parte più interiore, non parlo di ego, dell'io egoico, io parlo di quella parte che vuole uscire fuori. Parlo di quella parte che è così silenziosa e così leggera che basta pensare ad un moscerino piccolino. In ognuno di noi c'è una scintilla divina, c'è un pezzetto di Dio, del creatore in noi. E intorno ad esso abbiamo costruito tutta un'attrezzatura, come uno scafandro, che ci permette di affrontare prove, di affrontare un viaggio lontano da quello che è la matrice, lontano da quello che è la creazione pura così com'è, ma abbiamo il ricordo dentro di noi di quest'unione, di questo legame che non si può spezzare mai e non si può spezzare mai neanche quando viviamo la nostra vita immersi nella materia densa e facciamo scuola. Chiara, non sempre, guarda, la mente non la dobbiamo zittire, la mente è uno di quegli strumenti che ci viene dato in dotazione perché ci aiuta
Senza una mente noi non saremmo in grado di elaborare alcuni processi, non saremmo in grado di svolgere appieno le nostre funzioni nella materia. Quindi abbiamo bisogno di ogni parte di noi affinché portiamo a termine il progetto che l'anima ha prefissato. Cristina dice: vero solo che negli uomini subentra la paura. E infatti, quando parliamo di tutto il pacchetto, del pacchetto che noi prendiamo per scendere qui nella materia, abbiamo anche un bellissimo bagaglio di emozioni. Immaginate un mare, navigare in un mare di emozioni. È un qualcosa che il nostro spirito non riesce a... Che cos'è la paura? Non esiste la paura per lo spirito. C'è un senso di profondo equilibrio. Tanto è vero che per questo equilibrio noi siamo in grado di incarnarci, di scegliere la nostra vita, di portare a termine il nostro progetto divino per l'evoluzione dello spirito. Alessandra, uno scudo, la mente consapevole. Bene, quando diveniamo consapevoli di che cosa? Del nostro essere spirituale, impariamo a vivere la quotidianità della materia in un altro modo, in un altro ordine, cambiando l'ordine delle cose, cambiando anche l'ordine delle priorità. Io riuscirò a trovare un equilibrio. È importantissimo. Non parlo di causa-effetto, attenzione, io parlo di... la paura viene, fa parte di questo pacchetto. È inevitabile non avere paura, è inevitabile. Abbiamo i nostri sentimenti, conosciamo solo questo e ci approcciamo alle situazioni con i nostri sentimenti: rabbia, paura, odio, rancore. E più sono radicati in noi questi sentimenti, più siamo ancorati nella materia e quella fiammella che c'è in noi spirituale si fa sempre più piccolina. Quando impariamo a discernere e a vedere in modo distaccato le situazioni, le persone, le nostre esperienze quotidianamente, io sto parlando, non solo di situazioni importanti che ci feriscono, ok, nel profondo, proviamo ad amare i nostri nemici e proviamo a coltivare la pace quotidianamente dentro di noi. Perché se noi siamo in equilibrio, se noi siamo in pace con noi stessi e non ci giudichiamo e non ci arrabbiamo più del dovuto, quello che noi andremo a vedere negli altri sarà quello che vediamo di noi stessi. Quindi facciamo caso alle situazioni quotidiane della nostra vita. Marino, già l'ho detto prima, io resto connessa. Se loro vogliono, stiamo parlando di un argomento importantissimo. Rita, ok, io in pace con me stessa non ci sono, ma questo non è detto che tu non possa riuscire a trovare un equilibrio. Se tu vuoi e se ti dai una possibilità, se ti apri e se ti affidi a quello che è il tuo sentire, vedrai un mondo sotto occhi nuovi. Io
Il nostro compito non è quello di cambiare il mondo, faccio delle cose buone e cambio il mondo. No, il cambiamento parte da noi stessi. Se io guardo dentro di me e vedo ciò senza giudicarmi e vedo ciò che posso migliorare di me, piano piano io incomincerò a sviluppare anche compassione, comprensione. Essere compassionevoli per me vuol dire guardare le cose ad una certa distanza, usando empatia, usando gentilezza, usando la pace anche, ma senza rimanere coinvolta. So che è abbastanza, come dire, tosto come argomento e io ho chiesto che mi sia spiegato in maniera semplice, così che io lo possa comprendere e a mia volta spiegare. Silvia, si può comunicare con la nostra parte spirituale? Ma sì, Silvia, noi siamo sempre, questa parte spirituale è sempre con noi. Basta pensare che è come se, io non so se c'è qualcuno che pratica la meditazione o se ha provato, a fare meditazione. Ma durante lo stato meditativo o magari anche durante una regressione, il nostro corpo fisico, il nostro corpo materiale resta lì, fermo, immobile, quasi come abbandonato. Abbandonato. E anche durante qualche trattamento Reiki, le persone si addormentano. Ma sono sempre al risveglio, ok? Loro dicono che io non mi sono addormentato, io sono sempre rimasto sveglio. E la morte è così. E questo è il nostro passo fondamentale. Noi non riusciamo a comprendere, che la morte è un passaggio, che con la perdita fisica di questo guscio, della forma, va via la forma, vanno via i sentimenti, va via la testa, il cervello, la psiche, va via tutto quello che è legato alla parte emozionale, la parte fisica. Che cosa resta? Resta il nostro vero essere, il nostro io spirituale, la nostra parte divina. E allora mi chiedo, e chiedo anche a voi, se noi facciamo come la cicala e la formica, se facciamo come la cicala e non ce ne preoccupiamo e non alimentiamo questa nostra parte spirituale, non riempiamo questo bagaglio. Quando il nostro corpo fisico muore, perché ha un ciclo, finisce, come è normale che sia, dall'altra parte cosa troviamo? Che bagaglio abbiamo? Cosa abbiamo portato di là? Se abbiamo lavorato in questa vita e abbiamo riconosciuto il nostro io spirituale, il nostro essere divino, allora io ho più possibilità di far progredire il mio spirito dall'altra parte. Partiamo sempre dal presupposto che passato e futuro non esistono. Viviamo in un eterno presente. Immaginiamo di vivere, immaginiamo di non dormire mai, di essere sempre svegli. Che cosa notiamo? L'ambiente intorno a noi. Cambiano le stagioni, cambia il clima, cambia il tempo. Vediamo un passaggio di epoche, di ere. Non so, su milioni di anni possiamo pensare dalla preistoria ad oggi, va bene?
Come è cambiato il mondo in un unico istante, in un unico presente, che per noi umani si può identificare in milioni di anni, ma che magari questo tempo è un'illusione, non esiste. È un tempo che abbiamo dato noi per convenzione, perché abbiamo bisogno di creare una storia. Ma nella parte spirituale, nel mondo spirituale, nel mondo sottile, noi viaggiamo, lo spirito sa che accompagna noi fisicamente con la nostra forma e la nostra anima. E magari da là non esprime nessun giudizio, perché, come abbiamo detto prima, è totalmente distaccato da ogni giudizio, da ogni forma di pensiero effimera, grossolana, resta lì, ma è sempre con noi. Noi siamo un insieme, siamo una matrioska. Ed è importante riconoscere, riconoscersi in quanto esseri spirituali. Sento forte dentro di me questo tema perché anche con vari confronti, partecipando anche a varie discussioni, io ho il mio pensiero, la mia verità, magari anche, come dire, il mio riscontro avuto attraverso alcuni messaggi, ma io non sono nessuno per dire il mio messaggio è vero, i vostri no, assolutamente. Io ho riscontrato questo e ho messo nero su bianco quello che sentivo forte dentro di me in quel momento e che ho riscontrato vero anche attraverso le parole di altre persone, di mamme, di papà, di situazioni, anche di libri per bambini, di storie romanzate, che tanto fantasiose non sono. Vi faccio un esempio. Avevo letto ai miei figli Il piccolo principe. E non a caso, il caso non esiste, ok? Partiamo da questo presupposto. Non a caso, mi sono trovata a leggere la parte finale del libro. Quando ho perso mio nonno. Vi chiederete che cosa c'entra questo? Mio nonno non era una persona che si è preoccupata più di tanto di approfondire le tematiche spirituali, perché lui era sempre convinto che dopo la morte non c'era niente. Allora, io con lui ho potuto vivere il momento del trapasso. Non ero con lui, ma sapevo che se ne stava andando perché me lo hanno fatto vedere, me lo hanno detto. Ok? E allora ho vissuto insieme a lui anche la difficoltà, perché non ha avuto un cammino facile. Bene? E ho visto la strada che ha dovuto fare per accettare la morte fisica e accettare la vita oltre la vita. Perché noi parliamo di morte, ma noi dobbiamo parlare di vita, dobbiamo parlare di luce, dobbiamo parlare di amore, dobbiamo parlare di essere costantemente vivi. Io non posso pensare di dire ad una mamma: no, tu hai perso tuo figlio, basta, non c'è niente più, mi dispiace. No, no, perché io ho visto genitori distrutti da questo dolore, ma ho visto anche genitori combattere, ho visto genitori lottare ed essere guerrieri, perché i figli li vogliono guerrieri. Sanno che questa sfida la possono portare avanti, sanno di poter essere un grande esempio per le persone che sono intorno a loro e che possono aiutare a loro volta, ma non con delle lezioni di dover fare.
Ma io posso cambiare le cose quando dentro di me sento quel cambiamento. Ed è bellissimo, ed è emozionante, è ancora più grande vedere una consapevolezza così grande, è un affidarsi al sentire, al provare quello che hai dentro, e mettersi in gioco, mettersi in discussione, rompere una diga e lasciar passare questo flusso di vita inarrestabile. E quando arrivano genitori che perdono bambini piccoli, tu li senti subito, li senti, senti la loro energia, senti la vitalità e incominciano a farti ridere. E allora la tua mente dice, resti nell'energia della canalizzazione di questa persona, di questa entità, che ti fa ridere e vedi dall'altra parte questi genitori con gli occhi pieni di lacrime. E sapete quando io riesco a sentire che la tristezza va via? Quando sento che quel pianto, la rabbia, la tristezza si unisce alla gioia e si fonde. E allora sono solo lacrime. Sono solo lacrime di consapevolezza che in quel momento c'è stato un incontro meraviglioso, un incontro bellissimo, perché questi sono i messaggi, non le telefonate che facciamo al centralino per parlare con l'Altissimo o con San Pietro o con la segreteria telefonica. Il contatto, lo dice la parola, il contatto unisce le energie. Crea una grande comunione. E anche se in quel momento tu canale, tu mezzo, sei un tubo, non sei niente, arriva e ti dicono una parola che per te non ha nessun significato, ma dall'altra parte vedi questi occhi che sorridono dietro un cuore dolorante e da gioia ti fa stare bene, perché non credete, molto spesso le persone ci si nasconde dietro il dolore perché non abbiamo il coraggio di affrontare noi stessi che siamo un nemico numero uno. Se non riusciamo ad accettare noi stessi e facciamo resistenza, quando opponiamo resistenza, diventa più faticoso il cammino, diventa più difficoltoso, diventa più pesante. E noi non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di sapere che i nostri figli ci sono sempre, che i nostri mariti, che i nostri cari dall'altra parte, qua a fianco a noi ci sono sempre, viaggiano insieme a noi e il lavoro più grande lo dobbiamo fare noi, noi esseri umani, noi in questa forma, in questa veste. Non dobbiamo cambiare il mondo ed essere chissà chi, dobbiamo partire dalle piccole cose, anche quando ci ostiniamo a cercare lì dove non c'è acqua. Perché scavi in quel pozzo? Cambia, vai da un'altra parte. Perché a volte abbiamo bisogno di questo. Bene, scendiamo fino in fondo, ma più giù di quello non si può scendere, dobbiamo risalire per forza. E come lo facciamo? Con ogni mezzo. Allora, il primo appiglio con la perdita dei nostri cari, io li devo cercare, io devo sapere dove sono, devo sapere, io so che ci sono, come faccio? Mam, chiama un medium, vado dal medium, mi faccio dare un messaggio, mi faccio dare un contatto. Ok, quello è il primo passo. Ma dopo, che cosa c'è dopo questo messaggio? C'è un grande lavoro,
un grande lavoro fatto di salite, di curve, di ripide, di cadute. Ma siamo sempre noi. Allora, se siamo qui ad apprezzare la vita in ogni sua imperfezione, in ogni sua forma, anche illusoria, vale la pena vivere. Non saremmo così stupidi se torniamo ad incarnarci. C'è, ci deve essere qualcosa di estremamente importante ai fini proprio dell'evoluzione. E non parlo di evoluzione della specie umana, io parlo proprio di evoluzione interiore, di evoluzione spirituale, di amore, di comprensione. Si parla tanto di illuminazione, questi esseri illuminati, ok, e poi ci si perde in un bicchiere d'acqua, perché siamo nella materia. Io posso predicare qualcosa e non essere coerente con quello che dico, ma io sono nella materia. Anche a noi è concesso arrabbiarci o rispondere male, perché siamo fragili, apparteniamo anche ad una parte più densa. Immaginiamo quando dormiamo, il nostro corpo ha bisogno di dormire. Abbiamo bisogno di riposo, di ristoro, di rigenerazione fisica. Le nostre cellule hanno bisogno di riprodursi, di rigenerarsi, ok? Ma quante cellule muoiono ogni giorno nel nostro corpo e noi non ce ne accorgiamo, eppure continuiamo la nostra vita. Non conosciamo il meccanismo della respirazione o di come possa pompare sangue il cuore, eppure respiriamo, eppure abbiamo un cuore che batte costantemente. Quello che non ci viene chiesto, ma è quello che scegliamo, è fondamentale per il nostro percorso, per le persone che incontriamo, perché io posso essere, come dire, oggetto di studio, perché io posso, attraverso anche una brutta parola, fornire un insegnamento giusto ad un'altra persona o viceversa. Abbiamo a che fare costantemente con persone che, ma a me succede sempre questo, io non riesco a risollevarmi su questa situazione. È possibile che mi allontano sempre da tutte le persone? Mettiamo ordine, crea un ordine nella tua vita, crea un sistema che ti permetta di non subire passivamente, perché tu, anche se non scegli, la tua vita va avanti. Anche se io scelgo di rimanere per 20 anni con il mio dolore, senza fare nulla, la vita va avanti. Allora non sprechiamo neanche un minuto, un secondo di questa vita. Perché nonostante tutto, la vita è meravigliosa. I nostri figli, i nostri cari dall'altra parte ce lo insegnano tutti i giorni, ce lo insegnano costantemente. Loro comunicano con noi, noi possiamo comunicare con loro in qualsiasi momento. Non c'è bisogno di sviluppare dentro di sé il 100% della medianità. Noi possiamo avere anche l'1% di ricezione di questa antenna fetente, ma la dobbiamo utilizzare, la dobbiamo affinare, la dobbiamo curare. È importante. Allora, Rita, se tu sei consapevole di questo, senza giudicare la tua persona, non giudicare te stessa perché sei infelice. Trova il modo di cambiare questo pensiero. Trova il modo di, come
trova il modo di chiedere all'universo di sperimentare la felicità e gioisci delle piccole cose, perché ci basta poco per essere allineati con il qui ed ora. Anche se guardiamo il tramonto, anche se guardiamo un insettino minuscolo su una pianta, o se ricordiamo l'odore di un qualcosa della nostra infanzia, allora io sono collegato con qualcosa o con qualcuno che cerca di farmi ripensare a lui, a lei. Come faccio a capire che è mia nonna? O come faccio a capire che è mio marito che mi sta pensando in quel momento, o che sta cercando di mettersi in contatto con me? Lo posso fare se io sono consapevole di quello che voglio ricevere, di quello che posso ricevere. Quindi non ci sono traguardi da raggiungere, non ci sono gare da disputare, non ci sono competizioni, ma siamo noi con i nostri pregi, con i nostri difetti, con le nostre emozioni. Accettiamo questo, perché io so nella mia vita che la mia vita ha un termine. E so che quello delle persone che io amo è la vita materiale, la vita terrena, finisce quando è il momento. Perché vuol dire che si perde quella connessione biochimica e quindi questo fluido finisce, si dissolve. Ed è lì che incomincia il parto dell'anima. Al contrario, come diceva qualcuno, e ritorna esattamente lì dove deve andare, perché l'energia è un'energia intelligente. L'universo non fa le cose a caso. Anche se io qui, in questo istante, decido di lanciare la penna, per una questione di fisica e di forza gravitazionale anche, la penna cade esattamente dove deve cadere per un calcolo matematico, un calcolo scientifico. La mia anima, la mia energia, la mia essenza di luce, come quella di ognuno di noi, piano piano incomincerà a distaccare. Cioè la morte non è un processo bam istantaneo. La morte incomincia dopo l'apice della nostra vita, incomincia la nostra decadenza fisica, e allora lì il nostro corpo piano piano incomincia a distaccarsi da quei filamenti di luce. E immaginiamo che ogni nostra parte del corpo sia legata a dei fili di luce, e man mano ogni giorno si spegne uno di questo filo di luce. Ora, chi è pessimista guarderà il bicchiere mezzo vuoto. Ma chi ama la vita e chi sta cercando un percorso nuovo, perché se siete qui stasera o se siete qui su questo gruppo, è perché vi siete fatti delle domande, state facendo un percorso di ricerca, avete sentite dentro di voi che c'è un richiamo, c'è qualcosa che vi tira da qualche parte. Ascoltate quell'attrazione, perché è la stessa che un giorno vi riporterà lì, nella luce, a casa, nella vera vita. Quello che viviamo qua è un'esperienza, e io con questo non voglio svilire o mancare di rispetto alle persone che in questo momento sentono un grande dolore, niente di tutto questo, però possiamo smussare quegli angoli, possiamo allentare la presa, perché fanno male le mani, perché stiamo male. Noi dobbiamo imparare a vivere qualitativamente la vita in maniera più sana, in maniera più pulita, tenendoci anche un po' in pulizia, perché magari non siamo in sintonia con tutte le persone, e va bene, però mettiamo la spina lì,
in un punto pulito e carichiamoci di energia universale pulita. C'è chi fa meditazione, c'è chi fa reiki, c'è chi abbraccia qualsiasi disciplina olistica o non so, ognuno trova un libro, trova un percorso, anche una semplice storia da cui si scatena il disordine. Noi non amiamo il disordine, non amiamo le sorprese. A noi piace, come dire, parte materiale, piace avere potere, fortuna, piace avere ordine nelle cose. Ammettiamolo, siamo orgogliosi, no? Ma oltre a tutto questo, noi, perché ho paura delle presenze? Cristina, perché hai paura delle presenze? Perché probabilmente hai paura di un qualcosa che non conosci. Forse nella tua infanzia, l'educazione magari anche che ti è stata proposta, ti hanno, come dire, fatto sentire o vedere queste presenze come un qualcosa di non buono. Quindi sfatiamoli tutti questi miti, perché veniamo proprio da un retaggio pesante. Io non parlo solo di questa vita, parlo anche nelle vite passate. Questo senso di colpa, questo senso proprio di oddio, di vergogna, di lasciamo andare. Apriamoci a quello che è diverso dal nostro modo di pensare, perché se noi ci apriamo alla vita, è la vita stessa che ci apre le porte. Chiara dice, ho iniziato con Osho. Benissimo, bene. Allora, Caterina, il mio amore vede il mio dolore. Perché non viene a prendermi? Perché non vuole stare con me? Allora, il tuo amore, la persona che è dall'altra parte, che ti ama tantissimo, infinitamente, sente ciò che senti tu, ma non può coinvolgersi, non si può radicare nel tuo dolore. E tu non puoi andare via prima. La tua vita è qui, adesso, in questo momento, e la devi vivere. Perché se vivi la tua vita, cara Caterina, anche la persona che ami gioisce insieme a te e vive insieme a te perché vive dentro di te. Ed è lì che state insieme, anche se tu non te ne accorgi. Sii consapevole di questo. Spesso noi dormiamo e incontriamo i nostri cari, anche se non lo ricordiamo. A volte la mattina ci alziamo dal letto e abbiamo la sensazione di una tale stanchezza come se avessimo percorso chilometri e chilometri. Ed non è una sensazione errata, è proprio così, perché mentre il nostro corpo fisico giace lì, bello rilassato, il nostro spirito se ne va a zunzo, se ne va a sperimentare. Ma sapete quanti piani esistenziali ci sono nell'universo? Ma sapete quante forme di vita esistono in tutto l'universo? Siamo tantissimi, siamo tutti apparteniamo tutti ad un macrocosmo. Alessandra, non dire così, coraggio. È vero, non puoi andare via prima. Ho perso il commento. E non puoi andare via prima. Assolutamente non puoi. Perché è come se imbrogliassimo, ma l'energia, come dicevo prima, l'energia universale è un'energia intelligente,
Siamo liberi, tutti siamo liberi, abbiamo il libero arbitrio, libera scelta. Posso scegliere la qualità della mia vita, posso scegliere qualsiasi cosa nella mia vita, anche di andarmene prima. Ma devo fare comunque i conti con quello che faccio, con la mia azione. E non, no, con questo non voglio dire inferno, paradiso, peccato, cioè niente di tutto questo, assolutamente. Quando noi andiamo, il nostro viaggio terreno finisce e andiamo dall'altra parte, varchiamo questa soglia, noi ci troviamo con noi, con la nostra vera essenza, con il nostro vero essere. Ed è come se mi guardassi ad uno specchio. E allora, maggiore è il tempo che io passo nella materia, alla spiritualità, connessione? Ok, educare noi stessi al lento distacco. Allora, Caterina. È presto, ma come dicevo prima, il fatto che comunque tu sia qui stasera non è a caso. Lascia entrare nel tuo cuore la pace, l'amore, la serenità e vedrai, vedrai. Quanti messaggi e quanti segnali ricevi di incoraggiamento a vivere. La vita è meravigliosa, nonostante sia imperfetta, nonostante sia a volte spinoso il cammino, ma tu sei qui in questo momento e hai tutti gli strumenti per andare avanti. Che bello, Tina, benissimo. In questo momento ho ricevuto una dolce carezza da mio figlio. Bene. Allora, non lasciamoci. Io lo so che a volte si crea come una competizione, no? Facciamo lo stesso percorso e io sento, io non sento, l'altra persona sente, ma come fa? Ma perché? Non ce ne importa, non dobbiamo guardare questo. Guardiamo noi stessi, siamo onesti, siamo umili, siamo sinceri con noi stessi, guardiamoci senza giudizio. Anche se esattamente, Chiara, hai detto bene, il dolore crea una barriera. Allora, se vogliamo comunicare con i nostri cari e vogliamo sentirli vicino a noi, abbassiamo questa barriera. Non sto dicendo di eliminare il dolore, perché mi rendo conto che è tosto, mi rendo conto che è difficile, ma a volte solo lasciare una piccola crepa da cui la luce possa entrare. È importante, è molto importante. Piccoli passi, un po' alla volta. È la mancanza fisica, cara Oksana. È vero, lo capisco, lo comprendo. È un'esigenza di questo amore viscerale, ma i figli non sono i nostri. In molte comunicazioni mi è stato detto che c'è un legame così forte tra i genitori e i figli che non si può distinguere dopo chi è il padre, chi è la mamma e chi è il figlio, tra genitori e figlio, perché è un amore grande, è un amore sconfinato, è un amore che non può essere racchiuso in è mio e basta. L'amore non è possedere le persone,
ma è amarle e lasciarle andare. E non ci si preoccupa più di tanto dall'altra parte, perché c'è la consapevolezza che un giorno ci rincontreremo, che staremo insieme. Noi possiamo non spiegare, non parlare del nostro dolore o possiamo raccontare la storia di esso, ma senza coinvolgerci, senza restare impigliati in quei buchi mentali che creano sensi di colpa, che creano pensieri dove uno non se ne esce più. La mia storia è questa, la mia vita è questa, il mio vissuto fino ad oggi è questo. Abbiamo avuto tutti grandi segnali, tutti, perché la prima cosa che loro fanno appena il guscio smette di vivere, la prima cosa che loro fanno è rassicurarci che sono vivi, che stanno bene e che noi non dobbiamo preoccuparci. Ma sanno anche che è difficile per noi, ma è il nostro cammino e loro per amore lo accettano. Non ci mandano a quel paese, non perdono la pazienza, è il contrario. Loro ci stanno ancora più vicino. Per aiutarci, per spronarci, per risvegliarci. Noi siamo addormentati, abbiamo una grande energia dentro di noi da risvegliare. Eppure non lo facciamo, perché siamo concentrati sulla vita che abbiamo scelto di interpretare sul ruolo che abbiamo in questa vita. E imparare a trovare il giusto equilibrio. Vita materiale, vita spirituale. Possiamo uscire dalla materia attraverso meditazioni, attraverso i sogni lucidi, attraverso tecniche. Ce ne sono così tante, ce ne sono così tante, che ognuno di noi, se lo vuole e se lo chiede all'universo, trova la sua strada. Chiedi e ti sarà dato. È così. Qualsiasi cosa chiediamo all'universo, l'universo risponde esattamente a quello che abbiamo chiesto. Facciamo attenzione a quello che formuliamo e come formuliamo il pensiero, perché parte da qua tutto. È importante. Caterina, ok, allora Caterina, questo è il pensiero che formula la tua mente, che prova a dare una spiegazione razionale a quello che è successo. Quello che, quello che io sento in questo momento è che questa persona ti sta massaggiando la schiena. Mi fa sentire che ti sta accarezzando, che ti sta consolando, ti sta proprio passando una mano dietro la schiena, sui polmoni, sulla parte dei polmoni, qui, sulla parte superiore della schiena. E
in questo modo per consolarti e senti calore. Io non sento, non sento nulla di negativo, va bene, di quello che hai detto. Io sento tanto amore, ma tanto amore. E c'è un legame così forte che non si può spezzare. Sei... ok, c'è un grande cambiamento, un cambiamento radicale nella tua vita. Un cambio o a casa o che riguarda il lavoro, c'è un qualcosa che sta cambiando radicalmente nella tua vita e hai paura di affrontare questo cambiamento. Lasciati attraversare dall'energia positiva di questo cambiamento. Anna Maria, è vero, è difficile andare avanti, ma io ti conosco, ti apprezzo e so che ce la state mettendo tutta e so che siete genitori veramente coraggiosi. E quando noi piccoli esseri umani proviamo a impegnarci in un certo percorso della nostra vita, loro dall'altra parte partecipano con gioia perché sono contenti, abbiamo preso una direzione, stiamo andando nella strada giusta, stiamo finalmente cavalcando l'onda e c'è speranza di riunirci e di stare insieme lì sullo stesso piano, perché non ci sono ruoli, non ci sono differenze, dall'altra parte viviamo in comunione. Allora Veronica dice: tu parlavi di ciò che pensiamo, chiediamo all'universo e ce lo mando. Io purtroppo nell'ultimo anno ho la forte paura di morire e non voglio morire, voglio vivere. Ma la mia ipocondria mi fa venire questa paura, anche se so l'amore infinito che si sente nel mondo dello spirito, ma io voglio vivere. Veronica, tu vivi, indipendentemente dalla tua forma, da quello che sei, tu sei viva e continuerai ad essere viva. Lo spirito è immortale, il nostro essere spirituale è immortale. Crearsi l'ansia di un qualcosa che non c'è ancora ci fa abbassare le vibrazioni. E se abbassiamo le nostre vibrazioni, ci ammaliamo fisicamente. È una questione proprio, come dice Donatella Rettore, di chimica, è proprio così. Basta pensare che quando abbiamo paura o quando siamo molto arrabbiati o anche quando siamo innamorati, il nostro cuore incomincia bam 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 bam, lo sentiamo anche nelle orecchie, anche fino alla testa, e a livello chimico, biochimico, si scatenano delle reazioni. Sposta, Veronica, il tuo punto di attenzione, rivolgilo su altro. Non sulla paura di morire. Puoi alimentare puoi educare la tua mente al fatto di dire: sì, ma io è vero che un giorno dovrò morire, ma non adesso. Fisicamente ci sono. La mia anima, il mio essere non muore, quindi di cosa mi devo preoccupare? È un lavoro, io l'ho detta così spicciola, ma è un lavoro da cui puoi partire per cambiare l'ordine convenzionale che c'è nella tua vita, per guardare la vita da un altro punto di vista. Chiedo scusa, ma io non riesco per due commenti, sono un'imbranata.
Allora, Sara Zaffaroni. Allora, ciao Sonia, mio amore mi manca da morire. Sento di sopravvivere senza di lui. Eravamo due anime gemelle legate. Unico e meraviglioso, mi sento spezzata in due. Cara Sara, è normale. È caduta una barriera che credevi incrollabile e si è spezzato realmente qualcosa. La tua anima ha subito un trauma e quel trauma va analizzato, va osservato, va, come dire, curato, curato, è un termine un po' ni, curato, riequilibrato, ecco. Riequilibrato. Quando noi portiamo alla luce qualcosa che c'è dentro di noi, riscopriamo cose nuove. E il lavoro che hai da fare probabilmente era come staccarti proprio da non un legame di amore. Ma è proprio sperimentare questo nella tua vita. Non so se mi sono, se ho spiegato bene il concetto. Il compito, probabilmente uno o uno dei tanti compiti di questa vita è proprio quello di comprendere cosa sia il distacco. Allora, Sara, nei prossimi giorni presta molta attenzione ai sogni, all'intuizione e ai tuoi pensieri, perché ti verranno dati dei segnali, ti verranno dati dei messaggi affinché tu comprenda quello che hai chiesto. Hai capito qual è il motivo della tua sofferenza. Ora ti viene chiesto di ascoltare le intuizioni e i pensieri che ti arrivano per riequilibrare la tua situazione. Sonia, come mai non la sogno mai in 15 mesi? Solo 2 volte? Allora, cara Maria, noi sogniamo sempre, non lo ricordiamo, ma il nostro cervello, da quando parte la prima cellula fino alla fine, del ciclo materiale, il nostro cervello è sempre acceso, abbassa la frequenza. Si può spegnere brevemente attraverso una sincope per proteggere tutta la parte elettronica di questa, di questo motore, perché il cervello è un motore. Ci sono delle tecniche per ricordare i sogni. Ci sono delle tecniche. Spesso quando i nostri cari ci fanno visita, e nei sogni riusciamo a ricordare qualche cosa, arrivano con le valigie, arrivano con un pullman, arrivano con un treno, arrivano da qualche parte, poi ripartono e noi non li possiamo seguire, dobbiamo fermarci in un posto perché non possiamo proseguire più di là. Quindi si crea tutto un grazie all'aiuto della nostra mente, quindi attraverso il sogno, attraverso l'immaginazione, loro si insinuano in questa interferenza e partecipano al nostro sogno. E la sensazione che siamo stati da qualche parte, e l'abbraccio che abbiamo ricevuto, e il calore che ci hanno dato, resta il suono della vibrazione delle parole che hanno usato.
perché dall'altra parte non c'è il linguaggio verbale, ma si comunica telepaticamente, si comunica col pensiero e si comunica con il sentire, che è un qualcosa di meraviglioso. Quindi non disperare, cara Maria, se non ricordi i sogni, ma sogni sicuramente, e puoi approfondire qualche tecnica su come imparare proprio a ricordare i sogni. I sogni sono una terra di mezzo, no? Tra il nostro subconscio e a volte anche tutto quello che accumuliamo durante la giornata. Per questo sarebbe importantissimo imparare a meditare anche solo 5 minuti al giorno per scaricare l'energia accumulata durante la giornata o per ricaricarci al mattino prima di affrontare la giornata affinché il nostro campo energetico sia sempre equilibrato e non sia vulnerabile ai famosi attacchi psichici. Io facevo difficoltà prima, non riuscivo a distinguere in passato, no? Anche da ragazza, quando era una sensazione mia. O quando mi prendevo anche la sensazione dell'altro, che diventava un qualcosa che cresceva dentro di me e mi faceva vulcano. Quindi imparare a dosarsi e non condannarsi, perché tutti sbagliamo. Non esistono scelte giuste e scelte sbagliate, esistono scelte che ci portano in una direzione che abbiamo già nella nostra testa, perché è lì che dobbiamo andare. Sono queste persone che dobbiamo incontrare. E anche se cambiano forma e voglio fare la furbetta, io le incontro dopo, qualche chilometro più avanti, hanno un'altra forma, ma l'essenza è quella. L'essenza è quella, perché l'energia è intelligente. La mia anima sa qual è il progetto che ha scelto e io sono un mezzo, il mio corpo è uno strumento. Allora, Santa, io ho allontanato anche il mio compagno con il quale avevo una lunghissima relazione e non capisce il mio dolore. Spesso succede durante la perdita, durante il lutto proprio soprattutto di un figlio, che all'interno della coppia si rompa qualcosa. Perché come dicevo prima, crollano le nostre certezze, crollano quelle barriere che abbiamo costruito con tanta fatica, con tanto amore, con tanta abnegazione e alla fine bam, tutto crolla. E allora, quando c'è la devastazione davanti a noi, vediamo realmente che cosa è rimasto in piedi. Perché se durante una situazione così grande, così tragica, resta in piedi anche solo un mattone, vuol dire che quel mattone che noi avevamo messo tanto tempo fa, lo abbiamo messo con un'intenzione duratura, con un'intenzione d'amore, con un'intenzione pulita. Tutto quello che va a rompersi, tutto quello che si allontana da noi, o è temporaneo o è definitivo, ma è importante per la nostra crescita. Durante questa fase le coppie spesso o si avvicinano o si allontanano, proprio perché ognuno ha il proprio modo di elaborare il lutto, di sentire il dolore, di accettare
accettare il dolore o si chiude. Questo allontanamento può essere anche solo temporaneo, ma è importante, cara Santa, per te chiedere e invocare proprio l'aiuto della pace, pace interiore, serenità. Vedrai che tutto quello che arriverà quando sentirai il cambiamento dentro di te, sentirai un po' di pace, un po' di sollievo. Vedrai come il resto intorno a te si riequilibra. Allora, Dalma, ieri tutto il pomeriggio sentivo un profumo sul mio braccio che non mi apparteneva. Che cosa è successo? Allora, i nostri cari si possono manifestare anche con odori. È uno dei segnali che ci fanno capire che c'è una presenza intorno a noi. Ed è sicuramente una presenza di una donna che era accanto a te. Una nonna. Che ti è vicina per rassicurarti e per portare pace nella tua famiglia. Allora, Santa, non voglio sopravvivere alla morte di mio figlio, voglio andarmene. Terminare volontariamente il tuo percorso di vita terreno non ti garantisce la possibilità di andare dove si trova tuo figlio adesso. Io non so se tuo figlio è andato via a causa di una malattia, ma era un qualcosa che c'era già dentro di lui. Lui ti aiuta e ti sostiene e fa il tifo per te. È un ragazzo meraviglioso. Mi fa vedere, fa delle facce buffe, come o quando era piccolo qualcuno gli diceva qualcosa sul suo aspetto, o che era simpatico, o che assomigliava a qualcuno, ma quello che mi piace, che mi fa stare bene, è il sorriso. Ed è questo quello che deve essere dentro di te, il suo sorriso. Non mollare. Santa, è importante la tua esperienza, condividere quando si ha voglia e quando ci si mette in gioco in maniera serena anche. Ci sono tantissime mamme che possono darti milioni di motivi per sopravvivere alla morte fisica di tuo figlio. Tuo figlio non se n'è mai andato. E ti ama da impazzire. Ti ama da impazzire. E ho proprio la sensazione che ti afferri con le spalle, ti guardi dritto negli occhi, cara Santa, perché tuo figlio sta facendo questo gesto, ti prende e ti guarda negli occhi. Vedi, io sono davanti a te, io sono lì per te.
Carmen, Parasona, puoi parlarci in concreto di come si svolge la loro presenza qui, per il tuo vissuto? Non ho capito la domanda. Ognuno di noi ha il suo progetto, il suo cammino. Io credo nella reincarnazione e quando torniamo qui, ci incarniamo in una forma, prendiamo insomma parte alla vita, lo facciamo per un progetto e quindi costruiamo un po' quella che è la nostra famiglia, la nostra storia, e tutto è fatto in modo tale che a partire dal nucleo familiare, ma anche alle persone che si trovano leggermente fuori adesso, abbiano la possibilità di comprendere, di sperimentare qualcosa che c'è nel loro progetto. Io vivo a letto, non mi muovo più, sono andato in ospedale e non è più tornato. Se non ho pensieri positivi, mi spiace. Prima avevo paura della morte, ora la morte non è nulla, mi sto ammalando. E lo faccio perché sento che non ha senso nulla. Non ti scrivo più per non scorciarti. Grazie, la mia anima è sgretolata. Cara Caterina, io ti sono vicina in questo dolore. Ti abbraccio, ti mando tanto amore, ti mando tanta luce, tanta serenità. Che tu possa aprire il tuo cuore, la tua anima non può sgretolarsi. Non mi scocci assolutamente. Siamo qui in questa diretta, come nelle altre che ci saranno, o magari anche in altri posti. È importante la condivisione, la tua. Io ti ringrazio, Caterina, per la tua condivisione, per averci dato la possibilità di guardare il tuo dolore, perché so che è un qualcosa di così privato. Ed io ti ringrazio, ti sono grata di questo. E spero e sono sicura che insieme ad altri genitori, ad altre persone qui, tu puoi trovare qualcuno che ti tende la mano e tu devi solo prenderla. Devi solo prenderla, Caterina. Affronteremo insieme. Cara Laura, io sono sicura che l'amore della tua vita, perché lui così ti dice, l'amore della tua vita, non avrebbe mai voluto darti dispiacere, questo dispiacere così grande. Non ha sofferto, se questo è quello che vuoi sapere. Ha capito che se ne stava andando, che stava passando la soglia. E continuava a ripetere ti amo, 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 affinché tu non lo dimenticassi questo. Ti protegge. Vuole che non ti preoccupi per lui. Lui continua a vegliare su di voi e lui ci parla con il figlio. Lui ci parla, ha un amore immenso, è felice, è in pace e ti ama tanto, cara Laura. Sara, vero? Fa male tantissimo. Fa male, ma proviamo a capire
che corde tocca dentro di noi questo dolore? Abbiamo dolore dove? Che colore ha? Che forma ha questo dolore? Proviamo ad illuminare questo dolore, facciamo luce, non lo nascondiamo. Proviamo a illuminare un pezzettino alla volta. Lo rendiamo meno aggressivo, perché sta là e non se ne va. Sta a noi cambiare il modo, il punto di osservazione. Non so se avete mai fatto le foto. Cambiare l'angolazione del telefono, della fotocamera, ok? La realtà davanti a noi cambia. Io ho un oggetto così, va bene? Se lo metto così è enorme. Se lo allontano diventa piccolissimo. È una questione di prospettiva. Quando comprenderemo che non c'è separazione, quando comprenderemo che questo dolore appartiene alla materia e che la sensazione di quel dolore sperimentato viene impresso nell'anima, l'anima farà un ulteriore lavoro. È come srotolare una matassa, un nodo. Ci impiegheremo tempo, ma ci riusciremo. Quando saremo, quando capiremo che tutti i mondi che sono intorno a noi sono interconnessi, la paura svanirà. La paura si dissolve come nebbia. Volevo, se mi permettete, vi volevo leggere poche righe del Piccolo Principe. E mi prese per mano, mi riprese a tormentarsi, hai fatto male, soffrirai. Sembrerò morto e invece non sarà vero. Io tacevo. Capisci? È troppo lontano. Non posso portarmi dietro questo corpo. È troppo pesante. Io tacevo. Sarà come un vecchio guscio abbandonato. Non c'è nulla di triste in un vecchio guscio. Io tacevo. Si sentì un po' scorato, ma fece ancora uno sforzo per convincermi. Sarà dolce, vedrai. Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con la carrucola ruggiosa. Tutte le stelle mi verseranno l'acqua. Io tacevo. Sarà molto divertente. Tu avrai 500 milioni di campanelli, io avrò 500 milioni di fontane. E tacque anche lui, perché stava piangendo. E qui, lasciami fare l'ultimo passo da solo. Si sedette, era spaventato. Sai, la mia rosa, ne sono responsabile. E lei è così fragile, così ingenua. Ha solo 4 spine da niente per proteggersi dal mondo. Anch'io sedetti, perché non potevo più stare in piedi. E disse, ecco, è tutto. Allora, la metafora della vita, di questo corpo, di questo guscio che viene abbandonato perché non possiamo portarcelo dall'altra parte.
Ma non perché è troppo lontano, perché di là non ci serve. Il corpo ci serve nella materia per sperimentare il dolore fisico. E abbracciare il dolore fisico significa anche accollarsi quello che è il pacchetto emozionale di cui parlavamo a inizio diretta. Quando faremo chiarezza dentro noi stessi e quando impareremo a comprendere che la nostra vita materiale ha un termine, ha una fine, saremo più vicini di un passo verso la consapevolezza universale. Perché se io ogni giorno rispolvero una parte di me, un pezzettino, vi posso assicurare che questo dolore è più sopportabile. Farà sempre male, perché il dolore, come la paura, esiste nella materia. Ma se io posso scegliere che cosa provare, e non per merito assolutamente, io non mi sento meritevole di niente, perché sentire i miei cari o i cari o le persone trapassate, non lo chiamo neanche un dono, non è un no, non è un dono per me. C'è un ponte e quando io sento quell'amore incondizionato e in ogni contatto io lo vorrei trasmettere, lo vorrei far sentire alle persone che vengono. E non so se riesco ad essere così diretta da lontano attraverso uno schermo, ma siamo quasi 80 persone collegate in questo momento e pensate se vogliamo raddoppiare il numero delle persone che sono dall'altra parte, per ogni persona che sta qua, arriveremo a 160. Se vogliamo essere generosi, mettiamo due persone, per ognuno di noi. Siamo tantissimi e l'energia si sente, è importante. Anche quando ci approcciamo a delle persone, sentiamo che magari ci sono delle chiacchiere, c'è cioè qualcosa, fate scorrere, come se stesse sotto una fontana. Anche se è difficile da accettare, tutto quello che stiamo vivendo in questa vita è il cammino che abbiamo scelto, ma non l'abbiamo scelto solo noi, l'abbiamo scelto insieme. Al nostro gruppo animico. Perché? Perché ognuno di noi ha da insegnare qualcosa e ha da imparare qualcosa. I figli sono grati a tutti i genitori per avergli dato la possibilità di nascere, di metterli al mondo, di metterli sulla piattaforma materiale. E loro dall'altra parte non staranno a guardare. Ci aiutano. Continuano in questo meraviglioso viaggio che è la vita, che non finisce mai. Non voglio credere che ho scelto di vivere senza il mio amore. Non è credere, è sentire, è sperimentare, è provare. E cara Oksana, sei sulla strada giusta, perché anche se vuoi negare a te stessa questa scelta, fatta in un momento di un momento di vita, perché è sempre vita anche dall'altra parte, del non tempo. Ecco perché lo spirito è intelligente, perché fa scelte, ma non sono scelte che si possono condizionare con la paura, altrimenti non torneremo, non ci incarneremo in nessuna vita.
Questo è quello che dobbiamo ricordare. Ritornare all'unità significa questo, che con tutta la fatica della materia, delle esperienze, delle situazioni, dentro di me c'è una natura spirituale che ha fatto scelte consapevoli, senza condizionamento, libero da condizionamento. Allora, il dolore è troppo grande, a volte è difficile gestirlo, ascoltarlo, ti toglie il fiato, ti riempie di nostalgia, a volte mi sento profondamente sola, anche se so di non esserlo mai. Cara Moni, quello che io sento di dirti è che tu nella tua vita hai una missione molto, molto importante. Sei nella direzione giusta e ti viene detto che è temporaneo questo dolore che senti, grande, difficile, è temporaneo, perché un giorno sparirà, un giorno finirà e potremmo incontrare i nostri cari. Quello che noi possiamo fare nel frattempo è lavorare sodo e non mollare, non mollare. Possiamo fare domande, possiamo partecipare a dei gruppi di sostegno, di condivisione, anche solo per ascoltare, anche se noi non vogliamo parlare, non vogliamo raccontare la nostra esperienza, il nostro dolore, perché pensiamo che nessuno ci possa comprendere, possiamo ascoltare le persone che vivono una situazione simile alla nostra e capire, vedere, osservare come lo stanno affrontando, che strumenti stanno usando. Mettiamoci in gioco. Possiamo rinascere e rivivere. Il nostro amore non è un amore normale. Il nostro amore è linfa vitale. Si può camminare insieme per sempre. Si può camminare. Non voleva andarsene. Caterina, lascia via i sensi di colpa. Non troverai risposta. Tutto è compiuto. È come se qualcosa si fosse fermato lì in quel momento e sei rimasta bloccata. E per andare avanti hai bisogno di alleggerirti, di lasciare andare via questi sensi di colpa. Sei nella materia, come lo era lui, ed è normale non volersene andare. Ma perché non sai che una volta varcata la soglia è diverso. Non hai un corpo fisico, non provi dolore. Incominci a ricostruire il tuo io. Cara Rita, lo capirai, lo comprenderai appieno. Ok, allora, cari amici, il nostro tempo è terminato. Abbiamo passato un po' di tempo insieme. Io volevo volevo dire principalmente alle persone, genitori, ok? Grazie Iole, sei di parte, lo so. Allora, io ringrazio immensamente tutti voi, siete stati tantissimi, mi avete seguito per molto tempo. Ok, quindi già è stato abbastanza che non vi ho fatto annoiare. Quello che
volevo dire che ci sono dei processi normali, va bene, da sentire. Bisogna passare per un percorso obbligato in un certo senso. Quindi il lutto si inizia con perché succede, c'è giustizia nell'universo, chi si prenderà cura di mio figlio, chi si prenderà cura della persona, non doveva andare così, dovevo andarmene prima io, insomma tutta una serie di gap normali. Quindi abbracciamo questo percorso insieme. Nella condivisione, se ci sono dei dubbi, è importante, potete leggere migliaia di libri, ascoltare miliardi di conferenze, ascoltare milioni di persone, perché ogni persona vi potrà arricchire. Non date, tutto, non dare tutto per scontato, nel senso che non prendete tutto per buono, ecco. Discernimento. Raccogliete dentro di voi tutte le informazioni che per voi sono necessarie, ma fatevi una vostra opinione. Nessuno ha la verità in mano, nessuno. Ognuno di noi sperimenta. Ognuno di noi vive, ognuno di noi ci mostra un lato della propria verità. Ciao Roberta, non sapevo che fossi sul gruppo. Bene, che piacere. Non so che domanda mi avessi fatto, ti chiedo scusa. Mi sa che ad andarla a ripescare è un po' complicato. Aspetta, aspetta. Allora, aspetta, forse. Ciao Sonia, buonasera a tutti. Ho un legame fortissimo con mia nonna che è andata via 15 anni fa. Io sento molto il suo sostegno e la sua presenza. Vorrei sapere se lei ha bisogno di qualcosa e come sta. E mi chiede se mi chiede di fare qualcosa, perché ho recentemente fatto un sogno in particolare. Roberta, ok. Non posso, diciamo, darti intuitivamente, va bene, un mio pensiero, mio sentire. C'è un qualcosa di importante nella tua vita, hai lavorato tanto e otterrai grandi risultati, risultati positivi. Vola alto, e abbi pazienza. Perché con la fede riuscirei a realizzare questo senza forzare gli eventi. Va bene Maria, non ti preoccupare, tanto avremo tempo nel fare domande. Io lo dico sempre, non sono nessuno, non sono maestro, non sono nessuno. Io porto la mia esperienza e se attraverso il servizio posso gettare un semino di pace, di serenità, di guarigione, ben venga, ben venga, davvero ben venga. Va bene, allora io ho malincuore, devo chiudere. Sono immensamente grata perché l'universo ancora una volta mi ha dato tanto e spero che stasera ognuno di voi abbia tra le sue mani un piccolo semino che possa coltivare con amore e con semplicità. Io vi auguro una piacevole nottata. Grazie! È il mio maestro, Roberto è il mio maestro, Gaetano è il mio maestro. Benissimo, perfetto. Nulla è a caso. Vi ringrazio.
Buona serata e buona nottata. A presto.